Cronaca minima di Clara Sereni. Riprendiamo il nostro discorso di riflessione sull'infanzia, di riflessione sui problemi sociali dell'infanzia. Cronaca minima di Clara Sereni. Clara Sereni è narratrice, opinionista, traduttrice, è anche una persona molto attiva nel campo della politica e nel campo dell'associazionismo. Ha scritto parecchi racconti e romanzi. Leggeremo oggi questo racconto per parlare di una situazione, di una condizione che purtroppo, ahimè, è una condizione di molti di voi, di molti giovani, di molti ragazzi. Cioè, parliamo quindi con questi racconti di antologia, parliamo della società, dei problemi della società e in particolar modo dei problemi dei ragazzi e dei giovani. Quindi questa volta non è un caso estremo come avveniva invece, come è avvenuto nei due racconti precedenti che abbiamo letto, l'infanzia di Timodemo, la storia di un giovane addirittura schiavo, si può dire, nel periodo dell'età di Augusto in Grecia, e poi vi ricordate la scuola o la scarpa ambientata, diciamo, nell'Africa settentrionale con tutti i problemi della globalizzazione e via discorrendo, e comunque di luoghi che sono paesi in via di sviluppo con tantissimi problemi che noi non abbiamo. Invece oggi parliamo di una storia di una ragazza come voi che vive in una situazione, in una condizione molto simile alla vostra. È la protagonista di questo, quindi una studentessa che è un po' trascurata dai genitori. Ecco, sostanzialmente. Uno sguardo su una famiglia d'oggi, due genitori indaffarati, una bambina e una nonna. Cronaca minima di Clara Sereni. Andiamo a casa a piedi? Le aveva sussurrato la compagna di banco con la voce appena incrinata dall'enormità dell'infrazione che proponeva. Ecco, sono delle bambine, quindi in genere non vanno a casa a piedi. Loro sono abituate ad andare a casa con un pullman. E poi qualcuno aspetta la fermata del pullman che loro arrivino. Andare a casa a piedi quindi rappresenta un'infrazione rispetto alle leggi e alle regole che sono state loro date dai genitori, dai nonni. A me mi viene a prendere la mamma, aveva risposto lei precipitosamente, intimorita dalla voglia di libertà e di rischio che si apriva davanti alla loro amicizia. Quindi vuole tenere, come dire, le distanze nei confronti della sua compagna di banco. Poi soprattutto lei vorrebbe che fosse la mamma ad andarla a prendere. In realtà, come vedremo, non sarà così. Però è un suo sogno, un suo desiderio. Tutto il racconto sarà giocato su questo aspetto, cioè sul fatto che lei si aspetta che i genitori pensino a lei e invece i genitori pensano, sono troppo indaffarati, hanno troppe cose da pensare. Ecco, per questo vi dicevo, sono cose che riguardano tutti noi, che riguardano la vita di tutti i giorni e che purtroppo sono molto comuni nella società di oggi. L'amica la guardò dubbiosa. Da quando la scuola era cominciata non era mai successo che lei fosse tornata a casa altro che con il pulmino. Per quel dubbio, con un tono che chiudeva ogni replica, lei ribadì: mi viene a prendere la mamma. E mentre lo diceva ci credeva già fino in fondo, per il desiderio e il bisogno che aveva di trovare una volta al portone quei capelli, quell'odore, quell'abbraccio. Cioè, ha talmente il desiderio che la venga a prendere la madre che la fa diventare una realtà, anche se non è una realtà. Ah, la protagonista di questo racconto è una bambina delle elementari. Non mi sembra che si dica quanti anni ha nel corso del racconto. Adesso vedremo, ma non mi sembra proprio. La bambina delle elementari. Cioè ha proprio il desiderio di essere accolta, di essere voluta bene dalla mamma, ma la mamma ha troppe cose a cui pensare. L'amica si strinse nelle spalle, delusa, e ogni ipotesi di complicità scivolò via dalla loro storia. All'uscita della scuola, i bambini premevano contro il portone, si urtavano per il bisogno di corpi dopo tante ore di immobilità e distanza. Lei uscì per ultima, quando già il pulmino aveva assorbito grida e movimenti. Guardava per terra, la linea imprecisa del cammino che portava agli altri. Intorno sportelli sbattevano, automobili si mettevano in moto,
A chi, sprofondato sui sedili di una macchina, lanciava saluti e appuntamenti, lei non rispondeva, come presa da un suo compito e pensiero. E quegli occhi bassi, intenti. Questa bambina è infelice. Lo si vede, lo si capisce da mille particolari. Ma l'infelicità è dovuta soprattutto a questo, il fatto di non essere voluta bene, di non sentirsi voluta bene dai suoi. Poi è sola, Cioè, vedete, avete notato in questa descrizione come lei è davvero sola e isolata e non instaura con le sue compagne un rapporto profondo. Prima di salire sul pulmino diede finalmente un'occhiata in giro, ma come casuale, e la delusione fu solo un angolino della bocca, piegato all'ingiù in una contrazione quasi impercettibile. Sedette al suo posto solito, vicino alla compagna di banco, che lasciò libero per lei il sedile accanto al finestrino, un'offerta generosa per aiutarla a tornare amiche. Il pulmino a ogni sosta un po' più vuoto, in basso genitori in attesa di accogliere chiacchiere, stanchezze, la gloria di un buon voto o la sconfitta di una interrogazione andata male. Prima di scendere, quando il padre dal marciapiede già le faceva cenni che colmavano la distanza, la compagna di banco si sforzò un sorriso, raro per l'attenzione al pesante apparecchio che lo deturpava, e conciliante. La sua compagna di banco vuole instaurare il rapporto, cioè cerca di sorridere. Adesso lei sta scendendo dal pullman e c'è suo padre che l'aspetta. La protagonista del nostro racconto non accoglie questa offerta di amicizia, di compagnia, di solidarietà. Anzi, proprio il fatto che sorrida, oppure che sia presa da suo padre, mentre invece non c'è né suo padre né sua madre ad accoglierla alla fermata del pulmino, la fa arrabbiare ancora di più. E infatti dice: lei rispose al saluto per la buona educazione inculcata, ma subito l'amarezza prevalse. Perché tu sei piccola, a me non mi vengono a prendere perché sono più grande. Ecco, cerca la giustificazione. No, come dire, tu sei più piccola di me, qualche mese più piccola, perché la compagna di banco sarà la stessa classe, no? Però sei più piccola, e questo è il motivo per cui non vengono i miei a prenderti, invece ancora tu sei presa dai tuoi genitori. L'altra scese senza più tentativi ed erano nemiche. Quindi, come vedremo, è il primo fallimento, ci saranno vari fallimenti nel corso di questa giornata, fallimenti esistenziali, fallimenti nei rapporti tra le persone. La ragazza, la bimba, protagonista di questo racconto, non ha dei veri amici, non ha delle persone che corrispondano alla sua esigenza di umanità, di amicizia, di solidarietà. È un'esigenza però che rimane sempre repressa, compressa. Il senso di solitudine e di distanza fu uno schiaffo forte che rischiò di farla piangere. Quasi quasi si mise a piangere, perché lei comunque vuole un rapporto anche con la sua compagna di banco, eccetera. Però poi è lei stessa che alla fine ha chiuso. Nel momento in cui l'altra, vedete, aveva sorriso, aveva cercato minimamente di riallacciare un rapporto, lei aveva chiuso definitivamente la porta a questa possibilità. Si mordicchiò un'unghia, il piccolo dolore fisico l'aiutò a distrarsi. Poi scese anche lei fra gli ultimi. Alla fermata nessuno. I tronchi scuri degli alberi lungo il breve viale della casa minacciavano presenze. La paura la fece correre e quando arrivò il rossore delle guance poteva sembrare allegria. Sul pianerottolo la nonna e la vicina parlavano di terapie, di rimedi miracolosi per malattie che erano la vecchiaia. Le voci smorzate rimbombavano appena, riempendo educatamente di sé gli interstizi. Protetta dalla porta socchiusa dal chiacchierare, la bambina sollevò la cornetta, compose un numero, attese, inghiottì l'emozione quando sentì sollevare il ricevitore. Poi, questa è la segreteria telefonica del numero, riagganciò piano per proteggere i suoi segreti e inghiottì ancora. A vuoto perché la bocca le si era tutta seccata. Ricca di una speranza nuova, la nonna si accomiatò dalla vicina, chiuse la porta, le chiese a che punto era con i compiti. In silenzio la bambina mostrò il quaderno, il problema già risolto nel modo giusto. La nonna si lasciò cadere sulla sua poltrona, attenta a non farsi male, e già quella piccola illusione si spegneva negli scricchiolii delle ossa comunque invecchiate.
guardò dalla finestra, il cielo era ancora ben chiaro. «Un po' d'aria ti farà bene», disse. La bambina si preparò ad aiutarla, si avviò a prendere le scarpe per uscire, ma la vecchia non si muoveva, si guardava le pantofole e i piedi deformati e chiese alla bambina uno sgabello per appoggiarli, le sue pillole. Con le gambe in alto, lo sguardo perso oltre i vetri, disse alla bambina: «Va tu da sola che ti diverti di più, ma torna presto, eh?» Allora, abbiamo sottolineato il fatto che continua a mordersi le unghie. È un tic. I tic nervosi rappresentano sempre un disagio, un qualche cosa che c'è una certa insoddisfazione, un certo disagio che deve essere espresso e si esprime anche attraverso questi tic nervosi fisici, eccetera, no? Almeno nel caso di questa ragazza è così. Ecco. La nonna, adesso parliamo della nonna. La nonna che con la sua amica ha paura di invecchiare, ha paura di... leggono una rivista, in questa rivista ci sono dei metodi per superare gli acciacchi della vecchiaia. Ecco, la speranza e l'illusione, ma l'unica cosa, ecco, l'orizzonte mentale della nonna è quello. E lei è interessata solamente a stare meglio, a curarsi, non è interessata alla bambina, alla ragazza, non esce con la ragazza, dice vai tu da sola, rimane in casa stesa e vede anche il fatto di accudire la nipote come una cosa a cui è tenuta, un impegno a cui è tenuta, è obbligata a fare questo, ma di per sé vorrebbe fare altro. E quindi questo si riflette anche nella bambina. La bambina capisce che non è voluta bene neanche dalla nonna, almeno se va bene la nonna. Poi prova a telefonare ai genitori, ma risponde alla segreteria telefonica. Esce, ha già fatto i compiti, esce. Un po' di altalena nel cortile deserto, dallo scivolo alto guardò verso le finestre del palazzo, accecate dalle tendine, e il desiderio di prodezze si scolorò. Fra pietra e polvere un fiore slavato celeste. Lo colse con l'attenzione dovuta al gambo esile e corto. Sedette sul bordo alto della panchina sfondata, si mangiò un pochino le unghie, nel tentativo di pareggiarle arrivò fino alla carne. Un tramonto invernale, breve e smorto, aspettò la prima stella, poi pensò che poteva tornare. La porta era rimasta socchiusa, la bambina si affacciò all'appartamento, il poco chiarore dei lampioni della strada faceva più nero l'interno. Entra dentro in casa e praticamente la nonna sta guardando la televisione. L'unica cosa che fa la nonna è guardare la televisione. C'è la pubblicità e a un certo punto c'è un animatore che parla in rima e schiocca le dita, pollice medio, opla, come Mary Poppins. Avete visto il film Mary Poppins? Mary Poppins schioccando le dita fa delle magie, cioè per esempio tutti i lavori di casa, riassetta la casa in un attimo. Questa cosa colpisce molto la ragazza, la bambina, e lei pensa, magari se anch'io schioccassi le dita come fa Mary Poppins o come fa questo animatore della pubblicità, magari anch'io riesco a fare delle magie. È una fantasia la sua, no? Che non corrisponde assolutamente alla realtà. Infatti dice, la bambina provò anche lei come il mago, prima con la destra non le riuscì, poi con la sinistra le venne bene, fece due o tre schiocchi. Il rumore si confondeva con quello del televisore, ma la nonna pregò, piano tesoro, fa piano. La nonna è interessata solo al suo programma televisivo, le dà fastidio anche sentire la bambina che schiocca le dita. La vecchia si massaggiò le tempie affaticate dagli anni, con una sfida che sapeva di potersi permettere ancora, la bambina schioccò le dita, dallo schermo giunse un sorriso dell'animatore rivolto proprio a lei, che la riscaldò tutta e la fece sentire, incredibile ragazzi, questa bambina qui è talmente, indifferente a tutti, che le sembra che quello della televisione stia guardando lei, addirittura arrossisce perché pensa che finalmente c'è qualcuno che la guarda, cioè la nonna non la guarda, adesso vediamo, padre, madre, cioè, il bambino, però, non la guardano neanche, pensate un po', questo accade quando certe cose arrivano, tu arrivi all'esasperazione e quindi arrivi anche a questi punti, va bene, allora, una magia. Facciamo scomparire per magia, ecco la magia, via. Scompare.
scompare per magia un foglio che al professore non interessava, perché rappare è una cosa bella, rappare, ma non nel momento in cui si sta leggendo un racconto di antologia. Una magia, il suono del citofono attraversò i rumori. La nonna ripose il lavoro in una busta di plastica e si avviò a rispondere. «Ma come, non sali?» diceva la nonna. «Che ci vuole un momentino solo. Allora la bimba è a casa della nonna. Adesso è arrivata la mamma. La mamma citofona e la nonna dice: «Perché non sali su?» «Niente, non sale neanche. La mamma ha una giornata fitta fitta di impegni. Non ha neanche il tempo per salire su?» Salutare la nonna. Una pausa per ascoltare ragioni che erano le stesse ogni giorno. Da fare questo, da fare quello, devo andare al supermercato, devo preparare la cena. Va bene, te la mando giù, disse al citofono. Senti, ti ho ritirato la gonna in tintoria, è venuta bene, la do a lei, la do alla bimba. Va bene. Il citofono gracchiava, dall'altra parte qualcuno diceva cose che non si potevano capire. Come? Anche domani? Ma te l'avevo detto, devo andare a... Allora, la mamma sta chiedendo alla nonna di tenere la bimba anche il giorno seguente. Ma la nonna a che cosa è interessata? Abbiamo detto che è interessata solamente a se stessa, alla salute. È interessata per esempio ad andare dal dottore. Dice, ti avevo detto che volevo andare da quel dottore e che dovevi tenere tu la bambina. Ma niente, la mamma chiede anche il giorno seguente di tenere la bimba. La bambina si infilò il soprabito, chiuse i bottoni, si issò sulle spalle la cartella. Va bene, disse la nonna con una punta di esasperazione. Tanto hai sempre ragione tu. E non si decideva a riagganciare il microfono. Senti, c'è la pagella da filmare, ricordati, disse con un richiamo all'ordine improvvisamente autoritario. L'altra voce la interruppe, lei subito si corresse. Ma sì, la scheda, insomma, ricordati di firmarla, è già lì da 2 giorni. Allora, è la scheda con i voti sono buoni, la bimba va bene a scuola, ma la mamma è già da 2 giorni si è dimenticata di firmare questa pagella, questa scheda di valutazione quadrimestrale. D'accordo, ciao, va bene, però sabato mi ci accompagni dal dottore, eh? Sabato, d'accordo, ti tengo tua figlia domani, ma sabato accompagnami dal dottore. Una risposta probabilmente evasiva, controvoglia, riagganciò. La bambina già nell'ingresso, la nonna le appoggiò sulle braccia tese un involto di carta velina. È appunto la gonna della lavanderia, no? Di cui si parlava prima. Sta attenta a non la sgualcire, disse, e aprì la porta per farla passare. Un bacio, una carezza sulla guancia, piena di fretta. Ciao, domani. La congedò. La madre aspettava nella macchina in doppia fila, con lo sportello aperto e il motore acceso. La bambina salì, partirono come in un rapimento. A semaforo si frugò in tasca, trasse il fiore che aveva colto, più ammaccato, lo porse a sua madre che la ringraziò con enfasi, pose il fiore sul cruscotto in vista. C'è un momento di intimità, finalmente, tra la figlia e la madre, è quando la figlia porge questo fiore e la madre con enfasi, cioè in modo molto enfatico, dice: ma che bello, ma che bel regalo, grazie, grazie, proprio un bel fiorellino, ma che brava che sei, lo terrò con cura, no? Cioè, ecco, sì, vedi. Una sosta all'ipermercato, le ombre agitavano gli angoli dei palazzi, pane, carne, vino, insalata, le cose indispensabili per la cena, sempre uguale, la madre affannata fra i banchi, la figlia in macchina ad aspettare. Per i discorsi fatti a scuola, la droga e altro, come mostri pronti a ghermirla a ogni azzardo, non c'era neanche bisogno di raccomandarle prudenza. La bimba è lì ad aspettare mentre la mamma fa la spesa all'ipermercato. Poi l'irritazione contro gli altri automobilisti, la ricerca nervosa del parcheggio. Lo sportello si incastrava nel marciapiede troppo alto, scendere era difficile. Nell'ingombro dei pensieri, per il fiore non ci fu più tempo. Quindi prima reagisce in modo enfatico quando la bimba dà il fiore, poi dopo se lo dimentica lì in macchina. Nel buio dell'appartamento la madre entrò piena di pacchi, andò dritta in cucina alla cieca per scaricarli sul tavolo. Con gesti di ordine e pazienza la bambina si chiuse la porta alle spalle, aspettò. La madre accese le luci, si tolse il cappotto e poi anche le scarpe. I suoi movimenti animavano l'aria, una magia. La mamma, quasi quasi come la Mary Poppins del film. «Hai messo a posto la cartella?» chiese la madre quasi investendola sulla via per la lavatrice.
La bambina andò nella sua stanza, una stanza da bambina carica di giocattoli e colori. Disciplinatamente sistemò al loro posto soprabito e cartella. Ecco, ascoltate, in questo racconto non ci sono i problemi sociali che abbiamo visto nel racconto della scuola alla scarpa. Lì ricordate che addirittura a scuola non avevano neanche le lavagne, il gesso, i quaderni per far scuola. Qui invece questa bambina ha tutto, ha tutti i giocattoli, perché come tutti i figli, insomma, della nostra società, nei nostri paesi, hanno tutto i figli, no? Hanno tutto, ma non ha l'amore dei suoi genitori, quello no. Disciplinatamente sistemò al loro posto soprabito e cartella, dal letto, dagli scaffali, bambole, animali di pezza la guardavano con occhi di vetro e di plastica. Ecco, notate questi occhi di vetro e di plastica, cioè la gente non la guarda, ci sono i giocattoli che la guardano, ma i giocattoli hanno occhi di vetro e di plastica. Dal centro della stanza schioccò le dita, ma non successe niente. Cioè, cercò magari, non so, questa magia, la Mary Poppins, che tutto si animasse, che ci fossero al posto dei giocattoli persone, ma non successe niente. La madre aprì la lavatrice, cominciò a stendere il bucato, la bambina le andò vicino in silenzio, guardava il vestito rosa della madre, così morto ora che non era addosso a lei, le camicie del padre, sgualcite e riconoscibili, si chiese con apprensione se anche stavolta il ferro da stiro, il tocco prezioso delle mani, la nuvola odorosa dell'appretto sarebbero riusciti a rianimarli, a restituirli alla normalità dei corpi, della vita. «Cosa hanno poi deciso per il campo scuola? Lo farete o no?» chiese la madre, e intanto allineava biancheria sullo stenditoio. La bambina si concentrò, la risposta che avrebbe dato era importante. Ecco, probabilmente il campo scuola è uno di quei modi che ha la madre per non stare con sua figlia, non passare per esempio le vacanze con la figlia, ma scaricarla da qualche altra parte. Il telefono squillò, andando a rispondere sua madre prese il pacchetto delle sigarette, cominciò a parlare, seduta con le gambe in alto per la stanchezza, si mise in bocca una sigaretta e si accorse di non avere da accendere, coprì il microfono con la mano e gridò verso l'altra stanza, tesoro, sì buona, mi porti i fiammiferi? Obbediente la bambina eseguì, consegnò la scatola a sua madre e si allontanò, ma la guardava, illuminata dalla brace rossa, la donna parlava e ascoltava. Sulla faccia aveva dipinta la beatitudine un po' vacua di un minuto conquistato per sé. Chinò la testa, i capelli fecero tenda ed era un'altra donna, ridente, con un tono diverso della voce. Cioè, l'unico momento che ha la madre in cui si sente libera è quando non deve pensare alla famiglia, alla figlia, eccetera, ma sta telefonando e si gode una sigaretta. E questo è l'unico momento. La bambina strinse forte le dita, pollice medio, senza rumore, e se ne andò nella sua stanza a prepararsi una risposta, perché la madre le ha chiesto del campo scuola. Quando la madre tornò come la conosceva lei, fu subito lì pronta. La madre ritorna come la conosceva lei, cioè la madre è stata diversa per un attimo mentre stava fumando la sigaretta. Adesso è tornata la mamma di sempre, cioè la mamma a cui non interessa niente di nessuno. Senza guardarla, la madre si passò la mano sulla fronte per stanchezza, forse per un pensiero che le sfuggiva. Poi, con le maniche alte sui gomiti, riprese a tracciare la geometria dei gesti necessari, annaffiare le piante del salotto, preparare un'altra lavatrice, mettere a scaldare l'acqua della pasta, lavare l'insalata. Per entrare nel suo cerchio, la bambina l'aiutò a stendere la tovaglia, ne spianò ogni piega aspettando i suoi occhi. Continuando i propri percorsi, la madre la urtò, la sorrise meccanicamente per scusarsi, e forse per un attimo la vide. Infatti, vediamo un po' quanto sei grande, disse. Prova ad apparecchiare tu stasera. Sporgendosi sulle punte dei piedi, la bambina prese piatti e oliera, dispose ben diritte le posate, i tovaglioli, il pane, i bicchieri, dalla brocca colma d'acqua non fece cadere una goccia, poi rimirò la tavola in attesa. La madre controllò, fu per dire qualcosa, forse una lode. Attenzione, la madre forse la sta ringraziando, forse sta lodando la sua bravura nell'apparecchiare, forse. Il rumore della chiave nella porta, un lieve anticipo ed era un buon segno. Figlia e madre complici per un momento in un sorriso. È arrivato il padre. Sono tutte e due contente perché è arrivato in anticipo. Sia la madre sia la figlia aspettano con ansietà il padre. Sono contente del fatto che lui è arrivato prima del solito. Il padre era già nell'ingresso, i lineamenti affaticati nella faccia che stava smettendo di essere giovane.
Abbracciò la moglie e intanto si sfilava il soprabito. Lasciò che la figlia gli si arrampicasse al collo per baciarlo. Gli occhi della bambina brillavano per l'attesa. Lui improvvisamente si ricordò. 2 giorni prima era arrivata a casa con la pagella. La pagella era una bellissima pagella. Il padre le aveva promesso di farle un regalo. Adesso lui se ne è ricordato. Se ne è ricordato adesso però. Non se ne è ricordato prima. Quindi andando a prendere questo regalo che aveva promesso alla figlia. Se ne è ricordato quando ormai è troppo tardi. Ebbe una pausa breve di incertezza, poi cominciò a frugarsi nelle tasche. La bambina seguiva i suoi gesti ridendo, sicura del regalo promesso per la pagella meritevole. Aveva le guance rosse per l'eccitazione, per quel contatto con la barba di lui già ricresciuta. Il padre trovò il portafoglio, lo aprì con sussiego, caricando ogni gesto d'importanza. Apparve un foglio da 10.000 lire. Si sforzava di essere convincente, ma c'era quel senso di sporco che veniva dal denaro e la giornata pesante alle spalle, la tentazione continua a rivalersi in qualche modo del grumo irritato che aveva dentro. Questo è un racconto che è stato scritto recentemente. La raccolta si intitola Eppure ed è stata pubblicata nel 1995. Beh, 10.000 lire, perché gli euro... 10.000 lire del butto erba, mi dispergo. Gli euro dal 2002 ci sono gli euro. Ma bambino, noi ci poteva lire. Ma lui, sono già tante 10.000 lire. Anzi, la moglie vedrete che lo sgriderà pure. Lo sgriderà pure. Quanto hai in euro? 5 euro circa. Ecco, la cosa comunque pazzesca è che lui aveva promesso alla figlia di darle un giocattolo, un regalo. E la figlia si aspettava questo regalo, questo giocattolo. Invece le dai soldi. I soldi hanno qualcosa di sporco, si dice qua. Nel senso che comunque una bambina. Sì, d'accordo, adesso vedremo, i soldi li metterà nel salvadanaio, eccetera. Però non è la stessa cosa. Perché lei si aspettava un regalo da suo padre. Ma suo padre. Perché la bambina avrebbe capito che è un regalo, magari è un regalo che costava di meno, ma era un regalo fatto col cuore, l'avrebbe capito, l'avrebbe apprezzato molto di più. Ma lui si era dimenticato, adesso all'ultimo momento le dà i soldi invece del regalo, e questa cosa non può far contenta lei, che non vuole il regalo, cioè vuole l'attenzione di suo padre. Il fatto di fare il regalo era la dimostrazione che suo padre era attento a lei. Allora. Invece il padre continua a pensare sempre solamente al lavoro, ai problemi che ha avuto sul lavoro, il grumo che ha di dentro. Quindi cerca di essere sorridente, di sorridere quando dai i soldi, ma intanto è nervoso. Tentò di raccontare la dimenticanza come una prova di fiducia, porse i soldi alla bambina dicendo: per la mia figlia che è diventata grande, ippipurrà, ecco qui il regalo che si sceglierà da sola, evviva! La bambina restava ferma, a prendere il denaro non si decideva. Con aria di grande concessione lui estrasse un'altra banconota che dolcemente le mise in mano insieme alla prima. Cioè, capisce che la bambina non è contenta. Allora dice, magari se invece di dare una sola banconota da 10.000 lire gliene do due, lei è contenta. Ma non era quello il punto. Il punto non era quello. Il punto era invece dimostrare di essere attento a lei. Sono queste dinamiche che si creano, no? Tra genitori e figli. La mano piccola con qualche graffio dei giochi e le pellicine, la bambina fece per tirarla via e nasconderla, ma il padre la fermò, la costrinse a distendere le dita, le unghie erano tutte smangiate. Responsabilità e colpe mutarono di verso, tante scontentezze trasparirono dall'occhiata di lui, umiliante più di un rimprovero. Prendili questi soldi. Non li voleva neanche prendere, quindi quasi quasi lui costringe la bambina a tendere la mano per prendere questi soldi. Quando lui le lasciò richiudere sul denaro la piccola mano liberata, il senso di sporco aumentò. Non è una cosa che soddisfa
la bimba, anzi è una cosa che le dà un senso quasi di sporco. Beh, ma da bambini è ovvio che si preferisce un regalo che non i soldi. Poi finalmente il padre si tolse la giacca, si aventò la cravatta, si diresse verso il bagno per lavarsi le mani, gesti sacrali che forse glielo avrebbero riconsegnato papà. Sua moglie lo seguì e chiusero la porta. L'acqua che scrosciava dal rubinetto non copriva del tutto le voci. Lui accampava ragioni di lavoro e lei gli rimproverava una prodigalità eccessiva e diseducativa. La bambina troppo piccola per una cifra così alta. Si mettono a discutere e lei dice, la moglie dice al marito, hai dato troppi soldi. 20.000 lire. 10 euro. Educatamente, senza alzare la voce, e ciascuno per proprio conto, senza ascoltare, perciò senza cattiveria né parole grosse, a sentirli da fuori erano insieme. Anche questa scena, questo quadretto dei due, marito e moglie, che discutono fra di loro senza urlare, non stanno litigando, però mi dà un senso anche qui, direi, di solitudine, non so, di... Non dà un senso di amore vero e proprio, eh? Comunque, l'ultima porta, la porta rosa della sua stanza, la restituì a silenzio. Adesso lei rientra nella sua dimensione, che è la dimensione di solitudine, ma l'abbiamo visto anche nel caso in cui nel corso della giornata è stata insieme con altri, poi di fatto la solitudine sostanzialmente c'era. Comunque, piegò i soldi con cura, li infilò nella fessura di un grande salvadanaio di metallo, una cassaforte musicale che ingombrava un intero ripiano, accumulando con metodo giorno dopo giorno avrebbe posseduto la cifra che serviva per comprarsi il mondo. Strusciò le mani lungo le cuciture dei pantaloni più e più volte perché si pulissero, il senso di sporco di prima, eh? Seduta all'indiana davanti allo specchio, si scrutò negli occhi, si perse nel proprio sguardo. Pollice medio e opla, i pupazzi restavano immobili e muti sugli scaffali. Il discorso di prima, cioè con la magia che cerca di animare, non ha fratelli, non ha sorelle, è da sola, ma anche padre e madre, quanto pare, non colmano questa sua solitudine, questa sua mancanza. Ma la bambina sapeva che le magie hanno bisogno di perseveranza. Pollice medio e opla, pollice medio e opla. Non si consentì di smettere, continuò a provarci con questa magia. La maggior parte delle famiglie in Italia ha solamente un figlio, la media dei figli in Italia è una media che non raggiunge neanche i due figli per famiglia. Queste sono le realtà su cui ci fa riflettere questo racconto di Clara Sereni. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.